Sono passati 13 anni dal rogo del rifugio del Falco. Cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare? Le cronache ci dicono che non è stato fatto nulla, anzi la situazione peggiora sia in provincia di Messina sia a livello mondiale. Noi ogni giorno leggiamo su tutti i quotidiani, su tutti gli organi di informazione, incendi vastissimi, devastazione e morte, ma non soltanto gli incendi, anche quello che riguarda il dissesto idrogeologico, quello che riguarda i cambiamenti climatici. Ecco, l'uomo non riesce a capire che tra non molto, per esempio, un continente come quello africano si dovrà svuotare per una questione molto semplice, la questione del caldo. I ghiacciai si stanno sciogliendo, quindi voglio dire, il nostro pianeta è completamente in default. Proprio ieri usciva che già in data di agosto, le energie sprecate sono superiori a quelle che invece il pianeta produce. Ecco, davanti a tutto ciò non ci si rende conto che bisogna invertire la rotta. Quando si fanno le manifestazioni molto dipende, diciamo, dal tipo di ascolto che si ha e dal modo col quale le manifestazioni vengono congegnate. E noi ci siamo resi conto che in questi 13 anni, nonostante la nostra sensibilizzazione, la nostra, voglio dire, di tutte le associazioni che si occupano di ambiente, serve a poco. Si fanno gli incontri nelle istituzioni, nei palazzi, nelle scuole si fanno i concorsi per quanto riguarda l'ambiente, poi tutto sommato non cambia nulla. Un esempio molto concreto: a maggio in questa città, come anche nelle altre, si fanno i tavoli tecnici per poter prevenire gli incendi. Quindi bisognerebbe fare piani antincendio, realizzare, diciamo, le strisce tagliafuoco, realizzare e mettere in atto le vedette, aggiornare il catasto degli incendi. Tutto questo viene detto a maggio e a giugno, e da giugno in poi fino a settembre non viene fatto nulla. Poi lo riproporremo, lo riproporranno, riproporranno il prossimo anno. Ecco, questo non è il modo per poter invertire la rotta, questo è un modo per poterci pigliare in giro. Le aree urbane, il verde pubblico, noi oggi l'abbiamo fatto qui alla Villa Mazzini, questa che è stata concepita 100 anni fa come villa, come verde pubblico, come una sorta di orto botanico al centro della città, si va tramutando, come tutte le ville di questa o delle altre città, a parchi giochi. I parchi giochi sono bellissimi, ma sono cose diverse dalle ville. Ecco, non c'è la cultura del verde, dell'ambiente, della tutela ambientale, eccetera. I nostri figli crescono dentro dei parchi giochi, non crescono insieme al verde, non conoscono le piante, non conoscono come bisogna curare gli orti. Se noi facciamo un giro, ripeto, qui come dappertutto, vediamo lo stato di abbandono. Ecco, l'osservatorio Luciana Dolli, che prende il nome da una delle vittime di quella strage, da 13 anni continua a sensibilizzare e a sollecitare, ma purtroppo le risposte non ci sono e quindi dovremmo continuare, ma con l'aiuto degli altri forse ci riusciremo. Grazie.